invitiamo il dottor Bastianelli, che appunto è il direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo del Lazio, a fornirci una conclusione del convegno che ci avvierà verso la passeggiata, che ci consentirà di fare un salto anche su quello dell'aspetto turistico un po' in termini di attrattività. Aspetta, ne apro. Lei è un dirigente, Gai, via anno, quando lo aprono? Che ci fate spendere 5.000 euro, voglio chiamare la Dico, se chiamate, che chiamate? A sindaco, lei ha detto non c'ha bisogno dei quadrini, però lo stipendio l'ha preso, sì, però lo spendi per il semaforo per Viagno. Ci faccia finire il quadrino. Sì, ma sono soldi nostri. E Riccia, te l'aspetta il padrone, ti aspetta il padrone, poi stavi su una cosa. Viagno, arrivo da che chiamate? La Dico, se chiamate. Grazie. E intanto riporto naturalmente i saluti del Presidente Zingaretti e dell'Assessore del Presidente che dovrebbe essere qui, ma voi sapete che questi giorni, io non lo sapevo perché lo so da poco, lo so solo da un paio d'anni, in questi giorni si approva il bilancio, cioè la finanziaria regionale, e perciò diciamo, si fa notte e giorno, 4 giorni, perciò purtroppo non possono essere qui. Devo dire la verità che io sono anche contento di questo, perché se non ci fosse stato il bilancio non potevo essere qui. Io vengo, a parte che vengo sempre volentieri a Viterbo, ma poi partecipare alle feste è sempre bello, perciò questo è sicuramente una festa, perché non si può intanto sottovalutare il fatto che Viterbo, con questo plus, intanto insomma, grazie all'aspetto tecnico ha ottenuto il finanziamento più alto tra le 16 diciamo, città del Lazio che hanno avuto il plus approvato, ma anche poi un altro argomento e dato fondamentale è che ha impiegato il 50% in meno della media dei tempi nazionali per realizzare il progetto. Perciò questi sono i due dati diciamo, molto importanti, e per questo che dico che è una festa, e poi dopo festeggeremo insieme facendo questo giro, andando a vedere in pratica qui. Ho sentito parlare anche di turismo, questo è anche importante, perché già sapere che la città, oltre che a pensare ai cittadini, pensa anche a quelli che sono i cittadini temporanei della città, cioè i turisti, che hanno le stesse esigenze che hanno i cittadini. Se la città va bene al cittadino, va bene anche al turista, e viceversa. E questo modo di impostare il ragionamento, anche impostare le cose, è un modo che si fa capire come questa città sicuramente in questo campo ha un futuro, e grazie anche a questo progetto realizzato avrà un futuro ancora migliore, perché io spesso dico che il turismo è software e perciò soprattutto servizi al turista, erogazione di servizi efficienti e qualità, però i servizi efficienti e il software non si può dare se non si ha un hardware diciamo in grado di farlo girare, e questo che è stato fatto con questo diciamo con questo plus è una cosa fondamentale, è un'infrastruttura diciamo che permetterà tante cose. Mi viene in mente che come prima cosa, ad esempio, visto che siamo in quello che è un anno giubilare particolare, diciamo un giubileo che per forza di cose è diffuso, intanto per l'impostazione data diciamo dal Santo Padre, che ha sempre parlato di questo, aprendo le porte sante un po' su tutti i territori, e pensavo proprio a quest'anno giubilare, anche a questo sforzo che stiamo facendo nello spingere anche il sistema dei cammini, qui davanti passa la Francigena, e avere un ascensore qui che ti porta subito alla Porta Santa, voglio dire, se utilizzato bene, se promosso bene, è una cosa che quasi nessuno, forse nessuna città in Italia ha. E perciò questo come esempio, ma ne potrei fare tanti, è una cosa fondamentale ed è anche un'opportunità da prendere. Io ormai Viterbo, guardate, ve lo dico, no? Perché sono qui in mezzo a voi, ma ormai Viterbo è una città turistica importante, veramente importante. Diceva adesso il sindaco di andarsi insieme a tutta la Tuscia,
di vedere l'articolo uscito su, sull'ultimo numero del Turing, che è veramente straordinario, parla della maremma, della Tuscia, e ne parla in maniera entusiasta, ma tutte le cose che stanno uscendo sulla Tuscia sono, sta avendo veramente dei risultati straordinari. E Viterbo è la capitale, perciò la mia esortazione è quella di vivere, di allargare gli orizzonti, di vivere insieme a tutto quello che si è intorno, perché Viterbo può usufruire di questo fatto che, essendo la capitale, la gente poi, quando è anche in qualche altra località della Tuscia, ha tendenza di andare a visitare. E se diciamo fa bella figura Viterbo, fa bella figura tutta, anche la Tuscia, ma anche tutta la nostra regione. Perciò è quello che io mi sento di dire, quello di cercare di fare le cose insieme. E poi, nel calcolare l'impatto che questo investimento ha, secondo me, anche qui bisogna allargare la mente. Quando si fanno queste opere, l'avete detto anche prima, non è che il ritorno sull'investimento è dato dai biglietti, dai parcheggi, oppure da quello che si... ma è l'economia che entra nella città, è un moltiplicatore importante, perché più gente viene, più gente si muove, e si muove velocemente, e più l'economia, diciamo, sale nella città. Per fare queste cose ci vuole la passione, e l'ho sentita tanta negli interventi, ci vuole anche l'orgoglio di essere cittadini di questa città, di appartenere a questa città, e ci vuole anche il coraggio di fare certe scelte, e ho sentito che certe scelte sono state fatte anche, diciamo, scelte anche coraggiose, ma soprattutto bisogna crederci nelle cose. Quando si fanno queste cose bisogna crederci. Io devo dire sinceramente che Viterbo ultimamente ha creduto in tanto, e ci ha messo tutte queste diciamo cose che ho detto prima, perché parlando di Expo mi viene in mente del coraggio di portare una macchina fino, una macchina Santa Rosa fino all'Expo e tenerla lì, e quando il coraggio anche di andare a ottenere un sito UNESCO per questa manifestazione, che è una cosa importante, bisogna essere comunque con uno spirito pionieristico per andare a concorrere per queste cose. E adesso c'è anche questo, c'è anche il plus. Io ho visto finire tante cose, perché anche questo centro dove siamo adesso l'ho visto finire, vuol dire, poco tempo fa, perciò le cose si fanno. Io direi di non sottovalutare tutto questo e di spingere ancora, perché quello che può portare il turismo a questa città è qualcosa che secondo me ancora è un potenziale ancora non espresso completamente, e che vi porterà molte più soddisfazioni e anche economia, persone, anche reddito, di quelle che possiate immaginare. Perciò complimenti e grazie anche dell'umiltà.